Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Nuovo appuntamento con Italia chiama Italia, questi temi dell'edizione di oggi, giovedì 1 giugno. Barcellona, accesso agevolato al consolato per over 75 e donne in gravidanza. Consolato a Sydney, nuove disposizioni per il rilascio del passaporto. Lunghe vite e migrazioni, progetto per raccontare gli italiani in Sudafrica. Formazione universitaria in Italia, la rete giovane di Italcam organizza un evento online. Novità nei servizi del Consolato Generale d'Italia a Barcellona. Attivati i canali agevolati per over 75 per donne in stato di gravidanza. I connazionali che hanno superato i 75 anni di età e le connazionali in dolce attesa potranno accedere al consolato senza appuntamento, in orario di apertura al pubblico per rinnovare il passaporto o la carta d'identità. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito consbarcellona.esteri.it. A partire dal 29 maggio è possibile avere il rilascio del passaporto senza appuntamento tutti i giorni della settimana presentandosi direttamente allo sportello di accettazione dalle ore 10 alle ore 11.30. Lo comunica ai connazionali il Consolato Generale d'Italia a Sydney, che aggiunge: si rappresenta che gli uffici procederanno in via prioritaria con la lavorazione delle pratiche di coloro che hanno un appuntamento. Si farà fronte alle richieste compatibilmente con gli orari lavorativi dell'ufficio e del personale operativo. Il Consolato ricorda che ai fini del rilascio del passaporto è necessario avere preventivamente aggiornato la propria posizione anagrafica e di stato civile, con particolare riferimento all'iscrizione all'AIRE, così come è necessaria la presentazione della documentazione relativa all'atto di assenso in presenza di figli minori. Nel caso in cui sia necessario procedere al rilascio di un passaporto per utenti non registrati presso questo Consolato Generale, spiega ancora la rappresentanza, bisogna richiedere preventivamente il nulla osta alle autorità competenti, con la conseguente estensione dei tempi necessari al rilascio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito consesydney.esteri.it. Al via l'iniziativa del Comites di Città del Capo e di After All Project per raccontare l'eredità culturale della comunità italiana in Sudafrica. Online la prima di una collezione di video interviste a italiani residenti nelle province del Capo. Il progetto si chiama Lunghe vite e migrazioni e vede una serie di protagonisti dell'emigrazione in Sudafrica raccontare alcuni dei momenti più significativi del loro percorso di vita, mettendo in risalto sia l'unicità sia il filo conduttore che lega ogni essere umano, spiegano i promotori. Lunghe vite e migrazioni è una propria pagina web dedicata. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.comitescapetown.com. Ultima notizia: hai mai pensato di studiare in Italia? Il titolo dell'incontro online sul tema della formazione universitaria che la rete giovane di Italcam, Camera di Commercio Italiana in Brasile, organizza il prossimo 6 giugno. Dopo l'introduzione del presidente della rete giovani, Edoardo Morelli, interverrà la dirigente scolastica del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Monica Fagionato, per parlare dei corsi universitari in Italia, di come cercare un corso di laurea o post-laurea, del percorso per iscriversi, delle agevolazioni e delle borse ministeriali. Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito camara-de-commercio.italcam.com.br. È tutto con questa edizione di Italia chiama Italia, grazie per l'ascolto, buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio ABM, voce delle Dolomiti. Italia chiama Italia, notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.